6 alimenti da evitare e 6 da mangiare per combattere l'ansia. Ansia e attacchi di panico sono un problema molto serio, ci colpiscono sempre alla sprovvista. Gli specialisti, però, sono certi che ciò che appare sul nostro menù gioca un ruolo fondamentale nel minimizzare i peggiori effetti di questi disturbi. Ma prima di andare a scoprire i dettagli, ti ricordiamo di cliccare sul tasto iscriviti e di abilitare le notifiche per gli aggiornamenti del lato positivo. Cominciamo dai prodotti a cui sarà meglio dare un taglio se non vuoi più che ti colpiscano attacchi di panico. 1. Cibo spazzatura. Hamburger e patatine, merendine e cibi confezionati fanno piacere sul momento, ma il consumo abituale di questi prodotti sul lungo termine porterà più depressione che gioia. Uno studio pubblicato sulla rivista dell'Alimentazione Sana nel 2012 ha confermato che chi consuma regolarmente il cibo spazzatura è al 51% più esposto al rischio di grave depressione di chi invece non lo mangia. Permettersi un hamburger ogni tanto non fa niente, ma bisogna sempre dare la priorità alla salute. 2. Alcolici. Un bicchiere di vino al giorno, una birra fuori con gli amici, tutto ok, ma attenzione a non consumare grosse quantità di alcolici ogni giorno, altrimenti ansia e panico saranno in agguato. Gli alcolici, infatti, provocano fluttuazioni nella glicemia e accelerano l'accumulo di acido lattico nel sangue. Questo porta a dormire male, a soffrire più spesso di attacchi di panico e a seguire una discesa verso la depressione. Interrompi perciò questo circolo vizioso e invece degli alcolici, consuma cibi e bevande salutari che non avveleneranno lentamente il tuo organismo. 3. Zuccheri. Eh già, un alto consumo di zuccheri non fa male solo alla linea, fa anche aumentare il rischio di ansia e depressione. In uno studio del 2015 apparso sulla rivista americana di nutrizione clinica, l'aumento di zuccheri nella dieta quotidiana di una persona è collegato alla tendenza verso una depressione grave. Un altro studio sulla rivista di diabetologia spiega anche le ragioni di tutto questo. Gli zuccheri fanno lavorare il cervello sotto lo standard normale, il che aumenta il rischio non solo di attacchi d'ansia, ma anche di diabete e demenza. Ecco perché dovrai considerare gli zuccheri subito dei veri nemici. 4. Sale. Scusa tanto se ami i cibi ben saporiti, ma il sale è un altro prodotto che favorisce l'insorgere degli attacchi di panico. I cibi molto salati aumentano la pressione del sangue, cosa che stressa molto il cuore. L'organismo cerca di compensare producendo l'ormone dello stress, l'adrenalina, che provoca ansia e tensione. Tutto può concludersi perciò con un attacco di panico. Sia che tu preferisca mangiare fuori o mangiare a casa, evita di insaporire troppo i cibi o di comprarne di troppo salati. Meglio invece usare erbe e spezie per dare al tuo pranzo un sapore ancora migliore, ma più sano. 5. Pane di farina integrale. Il pane integrale di solito è sano e gustoso, ma ha un grandissimo difetto, il glutine. Infatti, questa proteina è purtroppo ben nota per il suo contributo a manifestare sintomi di ansia e depressione, specialmente per chi soffre di celiachia. Questo accade quando il pane integrale è confezionato con glifosati, sostanze che provocano carenze nutrizionali. Carenze che infatti sono tipiche dei minerali responsabili del nostro umore, rendendoci scontrosi, tristi e depressi. Meglio perciò evitare il pane di farina integrale, giusto per non correre rischi. 6. Caffè. Il caffè è un piacere irrinunciabile per molti di noi. Però, se tendi a soffrire di attacchi di panico, farai meglio a rimuovere questa bevanda dal tuo menù. La caffeina è infatti uno stimolante e avvia diversi processi nell'organismo che spesso provocano attacchi di panico. Uno studio condotto dal Dipartimento di Psichiatria della Duke University ha confermato che il caffè addirittura raddoppia i livelli di cortisolo e di epinefrina, due ormoni legati allo stress. Non solo, se stai assumendo farmaci antidepressivi, il caffè è davvero molto controindicato, visto che in certi casi la caffeina può addirittura annullare gli effetti dei medicinali. In un altro studio pubblicato sulla rivista di psichiatria avanzata nel 2005, viene mostrato che riducendo il consumo di caffè si notavano miglioramenti nell'umore dei pazienti schizofrenici. Pensi dunque che il caffè sia ancora qualcosa da consumare regolarmente tutti i giorni? Magari prova a berne un po' meno e noterai la differenza.
Bene, ora che abbiamo visto quali sono i prodotti da evitare, andiamo invece a parlare di quelli che bisogna assumere per combattere l'ansia. 1. Pesce. Il pesce, si sa, è estremamente salutare per l'organismo, ma i pesci più grassi, come salmone, sardine e aringhe, fanno miracoli anche nel combattere ansia e attacchi di panico. Questi pesci, infatti, sono ricchi di grassi omega-3, i quali sono strettamente connessi alle funzioni cognitive e alla salute mentale. I cibi ricchi di omega-3, inoltre, sono fonte di due sostanze importantissime: l'acido eicosapentaenoico, EPA, e l'acido decosaesaenoico, DHA. Uno studio del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino mostrò che EPA e DHA sono efficacissimi nel combattere l'ansia. Perciò di sicuro il pesce è uno dei nostri migliori alleati per mantenere una buona salute fisica e mentale. 2. Uova. Visto che poco fa parlavamo di come il caffè faccia male nel nostro caso, ora ti diamo una buona notizia. Prova a farti uova strapazzate a colazione, omelette o altre ricette a base di uova. Le uova sono una fonte insostituibile di vitamina D e proteine. Contengono anche il triptofano, un amminoacido che aiuta a produrre serotonina, l'ormone del benessere e del buon umore. La serotonina, inoltre, è nota per gli effetti positivi che ha sul sonno e sulla memoria. Perciò, datti alle uova per una colazione sana, buona e per una vita priva di ansia. 3. Cioccolato fondente. E ora ho per te notizie ancora migliori, anzi, forse la migliore immaginabile. Il cioccolato fondente è ideale per combattere ansia e stress. Secondo uno studio della Facoltà di Medicina dell'Università di Dammam, 40 grammi di cioccolato fondente aiutano a ridurre lo stress percepito. Gli esperti raccomandano di consumare cioccolato fondente basandosi sul suo alto contenuto di triptofano, che come abbiamo visto produce serotonina. Inoltre il cioccolato fondente contiene anche moltissimo magnesio, un elemento assolutamente fondamentale per combattere i sintomi depressivi. Ogni volta che ti senti un po' giù o sotto stress, una bella barretta di cioccolato fondente sarà tutto ciò di cui avrai bisogno. 4. Camomilla. Se vuoi accompagnare il tuo cioccolato con una tazza di tè caldo, farei bene a scegliere la camomilla, l'antistress definitivo. Questo infuso ha un bassissimo contenuto di caffeina e produce numerosi benefici per l'organismo e la mente. Nel 2016, uno studio sulla rivista Fitomedicina ha rivelato che la camomilla riduce significativamente gli attacchi di ansia, anche molto gravi. Secondo gli esperti, il momento migliore per concedersi una camomilla è prima di andare a dormire. Questo ti aiuterà a rilassarti dopo una lunga giornata e a dormire un sonno profondo e tranquillo, svegliandoti nel pieno delle forze. Pussa via, ansia! 5. Frutta e verdura. Che novità, dirai tu. Sappiamo bene che frutta e verdura vanno mangiate più possibile e conosciamo i loro benefici, ma sapevi che fanno bene anche contro ansia e depressione? Quasi tutta la frutta e verdura più comuni contengono sostanze cruciali per produrre la serotonina, producendo perciò un senso di benessere e felicità. Eliminando gli alimenti che contengono zuccheri e altre sostanze conservanti o dolcificanti, farai bene a sostituirli con mele, frutti di bosco, sedano, patate dolci. Vedrai che risultati straordinari! 6. Spinaci. Lo ammetto, forse non si tratta del cibo più gustoso del mondo, ma gli spinaci sono un toccasana quando si tratta di combattere ansia e panico. Tutto perché contengono tantissime vitamine e minerali, soprattutto il più importante, il magnesio. Una sostanza che regola i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e dona quella sensazione di relax che ti mancava da tempo, aiutandoti anche a dormire bene. Ne vale la pena, giusto? Gli esperti raccomandano una ciotola di spinaci crudi, la cosa migliore. L'ansia non avrà più scampo. Tu cosa fai per stare meglio se hai un attacco di panico o ansia? Raccontacelo nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere un like al video e di condividerlo con gli amici. Clicca su iscriviti, unisciti a Il Lato Positivo.